siamo con i vincitori del Gran Premio Italia Maschi. Partiamo subito da Giampaolo Minucci, che con Buongiovi MMG vince questa sesta corsa. Giampaolo, chiedo a te subito un commento tecnico sulla vittoria. Tra l'altro abbiamo visto che sul finale ti sei distaccato, quindi partiamo da te e poi lascio la parola all'allenatore. Allora guarda, io avevo già un po' preannunciato già da Siracusa che il cavallo era cambiato molto. Abbiamo cambiato il tipo di allenamento, forse magari sullo speed non tanto, però tanto sulla resistenza. Oggi abbiamo adottato un'altra ferratura molto più leggera e mi sembrava il caso di partire. C'è stato pure lo sbaglio di Babola alla prima curva, però credo che avevo già messo mezzo cavallo avanti. Poi dopo, con i segni del mai, i segni del poi, non si va tanto lontano. Il cavallo ha corso bene, andavo davanti, una volta davanti era il cavallo veramente, veramente da battere. Dico la sincera verità che non pensavo che mi partisse così forte, però l'abbiamo messo in un assetto che doveva partire per forza. Complimenti ancora, grazie, grazie. Chiederei una battuta anche all'allenatore, complimenti ovviamente anche a te, quindi Walter, commentiamo brevemente questa bellissima vittoria. Sì, veramente bellissima, ma il cavallo era in ordine, lo sapevamo, avevamo lavorato su questo e siamo venuti qua con fiducia. Già Siracusa ha dimostrato di essere competitivo con questi qua, insomma, che ci vuole da cuore, facendo 1200 metri di fuori. Oggi ci siamo stati fortunati, la prima curva è rimasto davanti e niente, l'ha portato a casa. È stato bravo Giampaolo a distribuire bene i parziali e l'abbiamo portato a casa. Grazie, complimenti, ovviamente complimenti a Buongiovi MMG e Giampaolo Minucci. La linea torna in studio.